gambe nel sud. Non so che fine abbia fatto il compagno Campolongo, leggo, di province del profondo nord dove si è venduto al nemico di classe. No, sto scherzando. Volevo solo accennare a due questioni che mi sembrano che manchino o siano marginalmente toccate e che andrebbero secondo me approfondite mai come oggi per aggiornare anche l'agenda rispetto alle priorità, perché io condivido l'introduzione di Rino sul rapporto funzionale tra lo sviluppo e lo sottosviluppo come chiave di lettura delle disuguaglianze tra il nord e il sud. Condivido il processo di precarizzazione, io parlerei anche di giuridificazione dello sfruttamento che ormai è diventato un paradigma che non riguarda più il Sud, ma anzi è diventato, diciamo, un paradigma dominante in tutti i paesi occidentali. E condivido anche, appunto, le preoccupazioni sulla capacità di costruzione di dinamiche di allargamento della dimensione del conflitto anticapitalistico in questo paese e la difficoltà di costruire quello. Però io sono adesso, fammi controllare, sono in ufficio e fuori ci sono, vediamo un po', 38,1. Beh, forse andiamo un po' meglio di ieri, non lo so, ma la situazione non credo che sia possibile pensare e ragionare come se fosse del tutto normale l'ondata di calore di questi giorni. Continuiamo appunto a precipitare lentamente verso una dimensione di autodistruzione planetaria senza che ce ne rendiamo conto, camminando tranquillamente per le strade quando diciamo l'aria lo permette. E altrimenti appunto ci rinchiudiamo in queste stanze refrigerate, come spero fosse anche per voi, diciamo, che state a deboli, visto che diciamo per quanto possa arrivare un po' di brezza marina, comunque stiamo parlando anche lì di zone abbastanza torride. E quindi la stratificazione termica, oltre alla stratificazione sociale, quello che appunto, il climatizzatore, al di là della battuta ridicola di Draghi sui 25 gradi, ma io gli scenari di fantascienza distopica in cui esistono dei mondi paralleli, in cui ci sono persone che possono tranquillamente sostenere questa ondata di calore temporanea o presunta tale. E persone che invece in questo momento, in queste condizioni climatiche, stanno nelle campagne a raccogliere i pomodori, no? Forse ancora presto per i pomodori, stanno raccogliendo gli asparagi, stanno raccogliendo gli ortaggi che ci porteranno a tavola poi attraverso le reti della logistica integrate just in time in poco meno di 48 ore. L'intreccio fra le dimensioni che diceva Imma declinato anche dentro Francesco, vedi che hai problemi di connessione. Hai problemi di connessione. ci svenderanno quando l'hanno svenduto l'acqua, hanno privatizzato l'acqua. Adesso quello che appunto abbiamo sotto gli occhi con le bollette, appunto il caro energia e anche appunto quella che è la privatizzazione dell'aria fresca, la possibilità appunto di poter respirare in questo contesto, che dentro questo contesto in cui appunto la variabile dell'autodistruzione planetaria la si coglie anche dentro la drammatica e urgente crisi di idrica. Io credo che sarà, lo si diceva Riccardo Petrella all'inizio del 2000, che sull'acqua si sarebbe giocato il conflitto nei prossimi anni e che i conflitti armati sarebbero
girati intorno non più al petrolio ma all'acqua, ecco, guardando la situazione che si sta generando in alcuni contesti territoriali, ma a noi prossimi, se non appunto come il povero Campolongo finitoci proprio dentro il cuore di quel territorio che è la pianura padana, ci possiamo accorgere appunto che su questo tema forse dovremmo armarci. Metaforicamente, per carità, e costruire dinamiche di difesa e riappropriazione di quello che appunto è un bene che rischia di essere sempre più espropriato, e l'espropriazione di un bene come quello dell'acqua o quello del cibo, diciamo, stiamo giocando su un terreno che è quello appunto della vita nuda, della vita cruda, degli elementi basilari della sopravvivenza. Ecco, io su questo noto un ritardo e credo che appunto i conflitti che si sono scatenati sull'approvvigionamento alimentare, quindi anche il conflitto che si è generato tra la Russia e l'Ucraina, che ha svelato, diciamo, la fragilità delle reti di interconnessione dell'approvvigionamento alimentare su scala internazionale, piuttosto che farne diventare semplicemente, per quanto necessario, un elemento di ricostruzione delle dinamiche delle reti corte, quindi della ricostruzione anche dell'autogoverno e della sovranità alimentare, credo che possa essere appunto un aspetto di svelatrice dell'autodistruzione del capitalismo per il pianeta e per l'umanità, su cui insistere se crediamo che sia possibile e necessario organizzare un'alternativa di sistema. Perché sono temi, diciamo appunto, l'acqua, il sudore di questi giorni, credo che facciano molto presa, e sono le emergenze di oggi che si tende a sottovalutare e sottacere dentro il circo mediatico della spettacolarizzazione di un presunto dibattito della politica che io credo non interessi a nessuno e non vedo neanche la necessità di rincorrere teatrini e palcoscenici che sono di una depressione, cioè, anzi, mi sembra che più che depressione, tentativi di distrazione di massa, per cui allontanarsi il più possibile da questa necessità della rappresentanza e della rappresentazione in chiave, appunto, di teatro diamo a spettacolo della politica e ricostruzione appunto di una dinamica e di una dimensione della politica a partire da questi che sono i bisogni elementari e fondamentali dell'umanità, su cui puoi costruire appunto, secondo me, si possono costruire trame di ricostruzione anche di un'identità che vada oltre il semplice bisogno dell'acqua e del cibo, ma senza le quali è difficile pensare di costruire dinamiche di, diciamo, di inserimento, di tenuta, di partecipazione di massa senza, diciamo, questo elemento. Rischiamo di fare appunto, di parlarci tra di noi, che è molto gradevole, lo facciamo da anni, con qualcuno anche da decenni, però appunto non aiuta molto a cambiare lo stato delle cose presenti. Ok.